Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Prima di iniziare la lettura delle notizie diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Cicotti per le ultime notizie per quanto riguarda il terremoto di stamattina. Venerdì 17 luglio alle 4:50 del mattino la popolazione del Friuli Venezia Giulia si è svegliata di soprassalto a causa di una scossa di terremoto. L'epicentro è stato registrato in Slovenia e si parla di un magnitudo di 4.3. La scossa è stata avvertita nettamente da Trieste a Gorizia e nella provincia di Udine, da Mortegliano a Gemona del Friuli. Attendiamo eventuali sviluppi e segnalazioni da parte della popolazione e dalle unità dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per capire se ci sono stati danni a cose o feriti. È tutto da Udine, Sabrina Cicotti per Radio Saiu. Bene, cari amici, continuiamo adesso la lettura delle notizie e poi sentiremo gli ulteriori sviluppi per quanto riguarda questa vicenda, grazie alla nostra corrispondente Sabrina Cicotti. Mafia e virus, relazione DIA, doppia strategia dei clan, welfare per i voti, capitali per le aziende, così puntano ad arricchirsi col Covid. La relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, inviata al Parlamento, rilancia l'allarme per la fase post-lockdown. Il doppio rischio, insomma, le organizzazioni criminali si faranno carico di fornire un welfare alternativo e dall'altro allargheranno il loro ruolo di player affidabili ed efficace a livello globale, mettendo le mani anche su aziende di medie e grandi dimensioni. Sotto attacco anche la pubblica amministrazione. Dal 1991 non ci sono mai stati così tanti enti locali, 51 sciolti per mafia, pericolo per gli appalti, dicono a replicare il modello Genova, perfetta sintesi tra monitoraggio e celerità. Fondi Lega e rapporti dell'uomo in fuga con i tre commercialisti del Carroccio. Nelle carte la compravendita a prezzi gonfiati, i prestanomi, i bonifici e le minacce ricevono pagate o svelo in retroscena. Luca Sostegni, l'uomo fermato dalla finanza mentre stava scappando in Brasile, accusato di estorsione, ha minacciato tre professionisti vicino alla Lega. Sono Di Rubba, Manzone e Scillieri, già citati nelle inchieste sui 49 milioni. Oggi la procura li indaga per peculato e turbata libertà degli incanti. I primi due sono revisori contabili del partito di Salvini in Parlamento. Il terzo aveva domiciliato nel suo studio la sede fantasma della Lega per Salvini Premier. Gli investigatori dicono indagine solo all'inizio. Recovery Fund via al Consiglio europeo sugli aiuti. Macron dice un gioco il progetto europeo. Rutte dice possibilità di accordo sotto il 50%. I leader dei paesi europei tornano a guardarsi negli occhi dopo mesi di trattative in videoconferenza per chiudere l'intesa sulla portata e le condizioni degli aiuti, partendo dai 750 miliardi di euro proposti da Ursula von der Leyen, due terzi dei quali a fondo perduto. Una discussione in salita quindi con i paesi frugali guidati dall'Olanda, fermi sul loro giudizio negativo sul piano studiato da Bruxelles. La Merkel dice dobbiamo lavorare sodo e Michel dice serve coraggio politico per raggiungere un accordo. Bonus professionisti, il nodo delle risorse, dei requisiti, casse previdenziali private in attesa del decreto interministeriale. Non è esclusa una riduzione della platea dei beneficiari con l'inserimento di clausole restrittive, come è avvenuto con il provvedimento del 29 maggio relativo al bonus di aprile. Un gruppo di giovani legali si è fatto portavoce della richiesta di eliminare l'obbligo di iscrizione alla cassa entro il 23 febbraio 2020 e di togliere la doppia posizione contributiva dai motivi di esclusione. Coronavirus negli USA continua l'impennata dei contagi, oltre 77.000 in 24 ore. Il Brasile supera i 2 milioni di casi, l'India arriva a 1 milione. Negli Stati Uniti l'infezione è in aumento, quindi in 30 stati, mentre gli esperti in Brasile stimano un numero di casi pari a 10 milioni. Sono stati reintrodotti rigidi coprifuoco e lockdown in alcune aree dell'India. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli sequestrata a Rione Traiano, 5 kg di marijuana, 2 pistole, blitz dei carabinieri della compagnia di Bagnoli e contro i pusher del Rione Traiano.
In via Marco Aurelio i militari del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di Rione Traiano hanno rinvenuto in un container abbandonato sacchetti di plastica al cui interno erano stoccati complessivamente quasi 5 kg di marijuana, un coltellino, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Bimba di 4 anni rischia di affogare in mare e viene salvata ma muore in ospedale. Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni di etnia Rom, ricoverata in ospedale a Napoli dopo il rischio di annegamento nel mare di Pozzuoli. Le sue condizioni da subito gravi avevano fatto sperare in un recupero miracoloso delle funzioni vitali, ma dopo poche ore dal ricovero, ha perso la vita tra la disperazione dei familiari. Notizie dalla Puglia. ASL Bari, 30 assunzioni dei medici nei pronto soccorso, 30 nuovi medici da destinare al pronto soccorso degli ospedali di Bari e provincia. Il piano annunciato dalla ASL che dice garantire continuità assistenziale durante le ferie estive. Il reclutamento del nuovo personale avverrà attraverso un bando aperto a medici non specialisti. È previsto il conferimento di 30 incarichi fino al 31 dicembre a laureati in medicina e chirurgia iscritti agli ordini professionali e a quanti hanno l'abilitazione all'esercizio della professione medica. Bari nasconde pistola nelle mutande della suocera. È stata arrestata un pregiudicata. Aveva nascosto la pistola negli indumenti intimi dell'ignara suocera che è stata allettata, probabilmente per evitare che in occasione di eventuali perquisizioni le forze dell'ordine potessero scoprire l'arma. Ma l'escamotaggio adottato da un pregiudicato barese non è bastato. Gli agenti della squadra mobile infatti hanno rinvenuto l'arma, una pistola marca Bernardelli calibro 6,35 con 5 cartucce. L'uomo non ha potuto far altro che ammettere il possesso dell'arma ed è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento. Notizie da Treviso e dal Veneto. Prosecco Rosei no alla guerra, da Trieste solo una forzatura. Dopo il ricorso al Ministero sul disciplinare da parte degli agricoltori del Carso, il presidente del consorzio DOC Zanette dice che tranquillo, ricomporremo la vicenda. Tre Ferrari e il sussidio statale, la vita al massimo del rampollo Alan Valle. Sul suo conto corrente, transitati 300.000 euro, aveva l'assegno di indennità di disoccupazione che ora verrà sospeso. Mogliano, movida molesta al bar, multa di 400 euro e denuncia al prefetto. Il tempio dello spritz a Eposte è stato sanzionato dai carabinieri, sul locale pende una decisione di sospensione. Fingono di dover controllare una fuga di gas e derubano un anziano in casa. Il colpo è stato messo a segno nella mattinata di giovedì 16 luglio da due malviventi nel quartiere di Campolongo a Conegliano, rubati alcuni gioielli, sta indagando la polizia. Stranieri in Veneto positivi al Covid, Zaia dice serve un blocco totale, presidente della regione su tutte le furie per le decine di casi positivi registrati in Veneto nelle ultime ore in pazienti stranieri arrivati dall'estero, ha detto che è urgente il fermo per legge. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine Sabrina Ciccotti per le ultime novità. Un cittadino pakistano è stato arrestato a Udine. Gli agenti sono intervenuti nella zona adiacente via Roma dopo una segnalazione da parte degli esercenti commerciali. Il cittadino straniero di 34 anni stava sfogando tutta la sua aggressività contro tavolini, sedie di alcuni locali e contro le auto parcheggiate. Durante l'intervento l'uomo è stato immobilizzato, ma uno degli agenti ha ricevuto diverse ferite e una guardia giurata ha una prognosi di 7 giorni. Sembra che lo stesso cittadino si fosse reso protagonista nelle scorse settimane di episodi simili e avesse già ricevuto il divieto di ritorno a Udine prima di un anno. La questura indaga sulla situazione e l'uomo attualmente è in manette. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saio. Bene, cari amici, adesso riprendiamo la lettura delle notizie
sempre dal Friuli Venezia Giulia. Come abbiamo sentito all'inizio di questo notiziario, c'è stata una forte scossa di terremoto alle 4.51 di stamattina, l'emicentro è comunque oltre confine, la magnitudo registrata è di 4.2 gradi della scala Richter. E secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, cioè l'INGV, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nella slovena Prezzo Bovec in Slovenia e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero in provincia di Udine. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione anche in Veneto, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Friuli Venezia Giulia ancora senza collegamenti aerei con Roma e Milano perché Alitalia non ha ancora messo la firma sulla trattativa aperta da mesi. La compagnia comunica di prevedere la riattivazione dei voli con la capitale dopo il 31 agosto 2020 perché ritiene che farlo prima genererebbe un'ingente perdita economica a causa dello stagionalmente basso livello di domanda e perché ritiene di soffrire di discriminazione economica da parte dell'aeroporto rispetto alle compagnie straniere. La domanda di turismo è alta, comunque ha invece specificato il direttore generale Consalvo. L'uso della mascherina a bordo dei mezzi pubblici in Friuli Venezia Giulia rimane obbligatorio almeno fino al 31 luglio. Lo decreta l'ordinanza regionale entrata in vigore mercoledì che prevede la possibilità di occupare il 100% dei posti a sedere in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale urbano, extraurbano, ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.